Buon pomeriggio ragazzi, buon pomeriggio a tutti, popolo rossoblù, come state? Io sono un po' così e così. Parliamo subito della nostra casertana, che ieri purtroppo esce dalla Coppa Italia di Lega Pro, battuta ai supplementari per 1-0 contro la Paganese Merda. Cosa dobbiamo dire? Cosa dobbiamo dire? Cose che già sappiamo. L'Annanz, se manca Alfageme, manca tutto, perché non c'è nessuno che la butta dentro. Tiripicchi, Padovan, Finizio e anche Marotta, che ieri mi ha deluso moltissimo. Allora ci avviamo. Ieri abbiamo fatto una partita così e così. Meritavamo magari di passare noi, forse. Ma quando viene un portiere con Maki Laporte, chissà sui risultati, l'avrebbe parata anche mio nipote quel gol. Detto ciò, è inutile che non voglio dire nulla su quella specie di portiere, perché onestamente ne ho dette già in passato. Ha ricordato il famoso 6-0, gragna merda a porta, c'era lui, quella partita con la Paganese. Ultima in casa, Che quasi la perdevamo, Comunque, aperta parentesi, chiusa parentesi, perché di quella persona non voglio proprio parlare onestamente, perché è tornata a Caserta, contento loro, contenti loro, contenti tutti. Per me è come se non esistesse come giocatore della Casertana. Parlando della prestazione in generale, abbiamo offerto una prestazione, siamo tornati di nuovo indietro. Contro la Juve Stabia di merda. Ah, a proposito, vi ringrazio, Scabiesi di merda. Ho avuto tante di quelle visualizzazioni come non mai su quel video che ho fatto contro di voi. Merda, ad amorì. Sti Scabiesi bastard. Comunque, torniamo alla partita di ieri. La Casertana è uscita. Uscita, non c'è nulla da dire. Ma si teneva un attaccante. Evidentemente se c'era Alfageme, può darsi che passavamo. Ma possiamo mai stare soli, cioè solo con Alfageme? Possiamo mai dire sempre Alfageme, 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 Alfageme? Alfageme non è Cristiano Ronaldo, non è Messi. E quando non gira niente. È vero, è un grande calciatore, un grande giocatore. Ha segnato quasi la metà dei gol che ci abbiamo noi in totale. E grazie a lui forse possiamo ancora sperare nella salvezza. Ma quando mi mettete in capo che l'Annanzio ci vuole attaccando con la A maiuscola, un portiere con la P maiuscola, due difensori con la D maiuscola, un centrocampista con la C maiuscola. Cosa ne viene d'Angelo? Ma qua, ma là, ma così, ma colì. Oh, voglio. Tu ci stai piando per culo pure tu. Siamo usciti e basta. Mo' rimane il campionato. Testa al Bisceglie. Domenica in casa abbiamo il Bisceglie. Non sarà una partita facile perché Bisceglie è una delle matricole che sta facendo un ottimo campionato. Sta sorprendendo tutti contro ogni aspettativa. E verrà sicuramente a giocarsi la sua partita a Caserta. Mi auguro che ci siano più tifosi, perché ieri sera ne eravamo veramente pochissimi. E che dire, speriamo bene per domenica. Vabbè, è andata così, ragazzi. Sono voluti uscire, come fa? A gennaio compreranno o non compreranno rinforzi con la R maiuscola? Chissà, chi vi va, vedrà. Un abbraccio a tutti e sempre solo Forza Casertana, Forza Falchi. Risultato finale, Casertana 0, Paganese merda 1. Al prossimo video di domenica, anzi lunedì, contro il Bisceglie di campionato. Un abbraccio e Forza Casertana.